Anteprima della nuova mountain bike elettrica da enduro Mustache Game 10. Ciao da Claudio Riotti, sono in Francia da Mustache per parlarvi della nuova Game 10, la mountain bike da enduro di Mustache, 170 davanti, 160 dietro, ruote da 29, motore Bosch CX con il nuovo aggiornamento da 85 Nm di coppia e batteria interna da 6,25. Quindi si tratta di una bella mountain bike potente da enduro con la Fox 38 davanti. Questa è la differenza maggiore da quella dell'anno scorso. L'anno scorso aveva già ruote da 29, compatibili comunque con 27,5 grazie a un flip chip, per cui volendo si può anche trasformare in mullet bike con la 27,5 dietro, ma Mustache crede di più nel formato 29 e nel bilanciamento della bici, proprio concepisce le proprie bici che produce in Francia, anche l'ammortizzatore è prodotto, tra poco parleremo proprio di quello, le concepisce come un tutt'uno, quindi la bici deve lavorare proprio come un insieme di componenti e non solo pensare ai cerchi, le ruote, la forcella. Quindi dicevamo ruote da 2,5 di larghezza, su questa che è la top di gamma troviamo cerchi in carbonio, manubri in carbonio, il display Kiox e vediamola un po' più da vicino. Quindi parlando proprio del display Kiox è bellissimo perché adesso ho messo qua tramite il comando, che è molto comodo questo laterale, si può selezionare ad esempio la percentuale di consumo della batteria, che è molto più comodo rispetto a vedere le solite tacche, perché non si sa mai quando si è a cavallo, magari tra la terza e la seconda, e all'improvviso sparisce la tacca. Reggisella da 125 su questa taglia M, ho discusso con loro perché a me piacciono ad esempio i reggisella un po' più lunghi, ma effettivamente non ho trovato nessun impiccio ad avere la sella bassa con la reggisella da 125, quindi hanno lavorato bene proprio anche a livello geometrico. Infatti mi hanno detto prima provala e poi dopo ne parliamo, e hanno veramente ragione. Andiamo sulla Fox 38, in questo caso è una Kashima con la cartuccia Grip 2, tra l'altro ci sono stati qua, siamo stati con i tecnici Fox e anche con proprio il creatore delle varie forcelle, uno dei due soci, Manu, che mi ha settato le alte e le basse velocità come se fosse veramente la sua forcella, ed è veramente granitica. La 38 l'ho già provata su altre bici, su questa bici veramente loro hanno detto che cambia tantissimo il carattere della bici, tanto che hanno dovuto rivedere completamente gli interni del ammortizzatore Just di Mustache, ammortizzatore che producono loro, che testano loro su questi trail che adesso vedrete. Hanno fatto veramente centinaia di ore di test con un sacco di ammortizzatori diversi, hanno provato anche la molla, hanno fatto veramente tante prove, ma alla fine sono arrivati al miglior compromesso con questo ammortizzatore, che non ha il piggyback perché loro dicono che comunque grazie agli interni particolari non scalda tanto l'olio e le performance a livello di riding medio non cambiano così tanto, però ha un particolare circuito del ritorno che aiuta tantissimo quando si fanno le cose tecniche, e praticamente loro dicono che è come una mano che spinge il rider sulle salite, perché l'ammortizzatore si comprime ad esempio su un gradone ma poi si riestende e veramente spinge in avanti la bici ma senza poi tornare a ricomprimersi, quindi c'è veramente un funzionamento tra compressioni dell'olio e ritorno, senza andare troppo nel tecnico, tra schiacciamento e distensione dell'ammortizzatore, che è veramente molto molto funzionale. Parlando al volo del motore Bosch CX Performance con la nuova modalità Extended Boost, insieme all'ammortizzatore fanno veramente diventare la bici una grandissima arrampicatrice. Mi sono trovato molto bene nei video, vedete che anche proprio nei momenti molto tecnici non c'è nessun problema, e eventualmente si potrebbe abbassare per i miei gusti un pochettino l'attacco manubrio. Ok, inizia la prova, un single track abbastanza largo e scorrevole in salita, che poi presenta un paio di strappini, quindi sono sulla top di gamma delle MTB elettriche da enduro di Mustache, la Game 10, e qui inizia un po' di salitina tecnica. È molto divertente, anche perché poi ha fatto proprio quattro gocce adesso. E su queste cose si usa veramente tanto, bellissimo, la modalità EMTB Extended Boost, fa veramente la differenza. Qua un po' strettino,
a funzione. Wow, bella, mi sembra che si alzi un pochino di più il davanti rispetto alla rispetto alla trail, però tanta roba, ragazzi. Bellissima questa sezione. Tra l'altro il tecnico di Bosch, Guillaume, mi ha detto che con la nuova modalità NTB, ecco, si arriva qui che ancora il motore dà e aiuta, quindi sarò stato ben oltre le 120 pedalate classiche. E invece altri motori proprio mollano quando si ha una cadenza un po' alta. Qui siamo con anche gli altri giornalisti, sempre in sala alla game, pezzettini di salita, è tutto un sali e scendi qui, veramente bellissimo. E questa è la bella sezioncina tecnica in salita con tutti i gradoni, dove si mette alla prova l'extended boost di Bosch, cioè quel piccolo aiuto in più nella pedalata, perché se si fermano i pedali il motore continua a spingere un pochettino. Adesso cerco di proprio farlo sentire qui, anzi qui, il motore dà quella spinta in più su queste cose, e qua si sente tra l'altro qua la ruota libera che fa trrr, perché le pedivelle si fermano ma il motore ti dà quella manina in più. Wow, bellissimo. Trellino contropendenza, bello strettino. Qui ad esempio il manubrio da 780 è mizzeghina, quasi troppo per i miei gusti. Comunque io uso il 75 sulla mia enduro, anche perché mi piace fare i trail stretti, eccetera. Qui c'è una bella sezione in contropendenza, un paio di compressioni. Ecco quello di cui parlavano. Mi fanno, c'è un pezzo dove devi far passare il manubrio in mezzo a un po' di alberi. Bene, comunque bellissimo poter girare su questi trail. Che fortuna che hanno qua, che è tutto qua vicino all'azienda di Mustache. Oh! Bellissimo. Ok, e con Jan qua davanti ci divertiamo su questo trellino molto bikeparkoso. Che bello! Oh, 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 oh. Fighissimo! Bello, bello, bello! Jan aveva ragione, mi ha detto seguimi che qua è tipo bike park, ed effettivamente è fighissimo. Anche su queste cose la game si comporta super bene, cioè molto reattiva. Qui ha detto è un po' ripido, è un po' stretto, ma che bello sto terreno, cioè spaziale, guarda qua che roba! No! Mamma mia, sembra sulla luna! Bello, anche sulle sezioni qua contropendenza si va via stra bene. Wow! Yeah. Merci, merci! That's a cool one! That's a very cool one! Ah. E qui ovviamente ripassiamo su questo terreno assurdo, muschioso, per andare a fare un po' di freeride. Freeride! Proprio belli in mezzo alle felci. Attenzione, un attimo. Vabbè, un passaggino molto easy. E via. That's why I brought my flat pedals. Sorry. Super passaggio. Super.
E qui effettivamente i flat aiutano, perché pedali flat intendo. Bellissimo. Ah, qua ci ricolleghiamo. Ok. Ancora dietro a Jan. Faccio un doppiello. Wow, molto bello. Cross section. Bella questa linea. Bello il doppiello, altro. E la macchina parcheggiata proprio in un bel punto. Wow. Yeah boys. È difficile non farsi prendere dalla voglia di scannare sta bici. E sono belli tutti i dettagli che Mustache mette, veramente una cura maniacale, ma che alla fine rendono un prodotto diverso dagli altri, anche come look, anche come ideologia, ma veramente veramente molto interessante. Per adesso è tutto da Mustache con questa Game 10, veramente molto divertente. Potete trovare nel link in descrizione l'articolo che parla delle specifiche, delle geometrie un pochino più nel dettaglio. Vi aspetto nel prossimo video, mettete pollice su se vi è piaciuto, ma soprattutto commentate, perché come sempre lo dico tutti in tutti i video, ci piace sapere la vostra opinione sui nostri contenuti e sulle bici che vi facciamo vedere. Grazie da Claudio Riotti, alla prossima, ciao!